Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono il NoBlaze e oggi già dobbiamo riprendere la nostra avventura con The Train. Vi lascio il video, a dopo ragazzi! Vabbè, i manichini spetti adesso, perché? Guardate se fai minchiate! No! Mi chiudo gli occhi! Ci vuole una chiave. Ma non si apre. Non si apre. Io direi che va bene così. La via seguente per ucciderli. Ah! Eh sì, vorrei sparare con gli occhi chiusi, però non c'ho manco il mirino, non so dove cazzo sto sparando, però dove sto mirando? Anche tu c'hai caga, vero? Bene. Ma ho finito i colpi, ne avevo due. Perché tieni la pistola così? Che cazzo di spara a fare effettivamente? Devi stare calmo. Mi sono sparato da solo. Che cazzo è successo? Non mi sott'acqua, te lo garantisco. Però sì, nella merda ci siamo. Wow, manca altri flash. Так, братто, сумку в зубы и валим отсюда. Ma come cazzo ti permette, aggiungo io. Ma hai fatto casino? Io devo prendere uno zaino. Ok, perché lui non poteva prendere e vai tutto giù a scatti. Ah, bastardo! Ho sentito io per te, stronzo di merda. Adesso ho imparato che se gli chiudo questo in faccia, forse non mi uccide. Dov'è il tipo? Ah, sì. Arrivo. Cosa? Sono in macchina? No. Ho capito. Scusate, no? Vado dritto. No, muoio. Ah, perché qua continua a picchiare. Devo correre dritto come non mai. Mi sa che qua è la soluzione. Perché se mi fanno mi ammazzano. Che cazzo devo fare? Ah, ok, devo zizzagare. Abbassa le mani, permesso. Io passo. Da solo
Ok. Sono in carcere, immagino che mi hanno preso. Ho capito, vivono nelle fogne. Chiuso gli occhi e sputo il sangue. Ehi. Salva. Si mescola tutto il treno. Vado, che devo fare? Vado. Mamma mia. Non prenderò mai un treno in vita mia dopo, questo gioco. Non capito. Beh, a caso, nelle foreste, giustamente. Dove cazzo sono? E dove devo andare? Giusto per mettere. Ma perché guardi in alto? Ma è tutto sbarellato lui! E le musiche angoscianti. È un parco. No, è un cimitero. Bella fantasia, Nino, per scambiare il tutto. Questa palesemente. Non lo so l'inglese. 1958-2001. Manco il nome. Io ti tocco. Non sapevo. Le sedie volano. I Poltergeist. È importante andare avanti. Flashback a caso e mi cavo in mano. Abolizza. Gamo tatuato sulla mano. Quindi che un viso era quello del nostro collega di fianco, ma non è il caso. Esatto. Un sospetto, una vaga idea che succedesse una cosa del genere, mi era balenata in testa. Sì, stavolta prendiamo il passeggero e lo sappiamo. Soprattutto sono riuscito a premere soprattutto una vita. La faccenda è brutta e il gioco va a scatti. Ma che cazzo sei venuto di rompere se le spude l'ammazza comunque? Pronto? Dovevi tirarlo fuori e salvarlo, portarlo in una distanza di sicurezza. A una distanza di sicurezza. Di nuovo. Adesso abbiamo gli occhiali brutti e dove minchia siamo? Perché la sedia è lì sopra? È comodo sedersi. Perché vai tutto storto? Che cazzo ti prende? Ragazzi, se comunque il gioco lo vedete o lo sentite a scatti, non dipende da me, è il gioco stesso che è fottuto e va a scatti. Aperta, io non ci voglio venire più adesso. Vado. Tua mamma puttana! Tua mamma puttana comunque, vaffanculo. Ed ero in un altro paese a guardare lo scarmo, che mi sono cagato comunque in mano. Mettiamo. E acqua. Me lo sta facendo fare, chi? Porca puttana, stiamo annegando. Io non so nuotare, quindi datti la regola tu, spero che sai farlo, perché a me sfuggono proprio le dinamiche, quindi è diventato tutto rosso, quindi opto che sia sangue. Sei sott'acqua e non c'è nessuna barra che mi stia indicando che se l'ossigeno ti finisce o meno. Respira, respira.
posso uscire? Figlio di monata acqua. Almeno qui c'è visibilità. Sopra ma io che cazzo devo fare? Vabbè, lo so, devo tenere la testa fuori, sto provando e devo riuscire ad arrivare fondo, devo riuscire ad arrivare in fondo. Ok, l'abbiamo fatta. Non so quanto sia positivo questo, perché io non sto capendo più un cazzo, ragazzi. Scendo, cazzata. No! Tu sei convinto di saltare, sì? Ma che cazzo è servito passare attraverso il treno? Ah! È un rito per tutti i mali che hai fatto attraverso il treno. Guardi tutta la tua vita e poi all'ultimo. Ah! Lasciato, ok. Scopriremo com'è l'inferno. Oh, cinematic, perché non sto toccando niente. Il nostro eroe è su un ponte sotto la pioggia. È anziano. Quindi è sopravvissuto all'inferno? Che vuol dire? Se adesso tu ti butti sulle rotaie, ti fai investire dal treno e mi sa significare che quello che abbiamo fatto sono i tuoi ultimi istanti di vita che ti stai pentendo, ti ammazzo prima io dall'inferno. Altro però. E si è buttato di sotto. C'è scritto ESC. Quindi mi sa che adesso sono io nel treno. Ah no, è finito il gioco. Ma nessuno sa più come ESC. Ok. Bene ragazzi, il gioco è finito. Questo era The Train. Ed è un gioco polacco, l'ho trovato dopo l'inglese. Comunque in ogni caso ragazzi, questo è il gioco, spero che il video vi sia piaciuto. Fa paura in certi punti, è inquietante più che altro. E madonna se no non salirò mai più su un treno, mai. Quindi niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con i mi piace. Con i commenti potete parlarmi, dirmi se vi è piaciuto il gioco, se ne volete altri, insomma, fatevi sentire. Se potete condividere il video, mi fate un favore. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!